sono 20 anni che partecipiamo al Marca come Despar Italia. Il 2023 è stato un anno molto positivo. In termini di quota di mercato dell'MDD abbiamo raggiunto una quota di mercato del 22,4%, con una crescita di un punto percentuale rispetto allo scorso anno e con una quota leggermente superiore a quella del mercato, che è stato del 22,2%. In termini di fatturato alle casse abbiamo sfiorato il miliardo di euro di fatturato dell'MDD, con una crescita in termini di fatturato del 12,8%, e la cosa più positiva è la crescita in termini di volumi, che è stata del 7,1%. Di questa crescita noi ovviamente siamo molto soddisfatti e molto contenti. L'abbiamo soprattutto registrata nel secondo semestre del 2023 e quindi questo è un po' la dimostrazione che tutte le iniziative e le attività che abbiamo implementato, messo in piedi a supporto del nostro portamarchio, stanno portando dei risultati. L'altra cosa, abbiamo un assortimento fatto da circa 4.500 referenze. Nel 2023 abbiamo lanciato circa 250 nuove referenze e abbiamo fatto restyling di packaging di 200 referenze circa. Per il 2024 abbiamo un piano di crescita ambizioso, perché entro il 2025 vogliamo raggiungere il 25% di quota di mercato. E abbiamo anche per il 2024 previsto un piano di nuovi lanci, che saranno circa 200 nuove referenze, nuovi mercati o nuovi segmenti dove non siamo presenti, e anche un'attività di restyling dei prodotti che abbiamo già a scaffale, che sono già funzionanti di su. Per quanto riguarda il tema dell'inflazione, noi abbiamo registrato nell'ultima parte del 2023 una forte accelerazione del nostro prodotto a marchio, anche perché il prodotto a marchio riesce a coniugare le due variabili di, insomma, eccezionale rapporto qualità-prezzo e soprattutto convenienza, che è quello che in questo momento i consumatori, i nostri clienti stanno cercando. È un processo che continuerà, quindi ovviamente ce lo aspettiamo anche nel 2024, e quindi ovviamente noi seguiremo il mercato, e ovviamente se il mercato scenderà, di conseguenza scenderemo anche noi con il nostro prodotto a marchio, per fare in modo che abbia sempre o comunque mantenga quelle caratteristiche di competitività e di convenienza rispetto al mondo dei leader.